Guardate un po' che cosa ho preparato per cena. Invitante, vero? Si tratta di un rotolo di vitello farcito con spinaci e prosciutto. E ci ho impiegato poco, pochissimo tempo, perché il lavoro più grosso l'ha fatto il forno durante la cottura ed il macellaio che mi ha battuto per bene la bistecca. E sapete una cosa? Adesso ne preparo un altro, però con voi questa volta, visto che domani ho ancora ospiti per cena. Vediamo adesso quali sono le dosi per preparare un rotolo per circa 6 o 8 persone. Abbiamo 500 g di polpa di vitello, 250 g di spinaci cotti a vapore e ben strizzati, formaggio grana grattugiato circa 30 g, 100 g di prosciutto cotto, poi sale, pepe e aromi misti per arrosti, spezie varie. Io ho scelto del rosmarino, alcune foglioline di alloro, qualche foglia di salvia, poi 200 ml di vino bianco secco e un goccino di olio poco poco che ci servirà solo per gli spinaci. Abbiamo messo a riscaldare gli spinaci in una padellina. Che cosa ho fatto io per cuocerli? Li ho cotti a vapore, poi li ho tritati a coltello, quindi in modo anche piuttosto grossolano per evitare insomma i filamenti, e adesso li insaporiamo in padella. Ci aggiungiamo sale, quanto basta, pepe e un goccino di olio. Come vi dicevo prima, l'olio lo utilizziamo solo per la preparazione degli spinaci, perché l'arrosto, quindi il rotolo di vitello, lo prepareremo senza grassi aggiunti. Abbassiamo pure la fiamma e facciamo insaporire per circa 5 minuti. Adesso gli spinaci si sono insaporiti e possiamo procedere con la messa in forma del rotolo. Abbiamo qui una bistecca di polpa di vitello, come vi dicevo prima, da 500 grammi circa. Adesso possiamo procedere ad insaporire con aromi misti per arrosti, vendono già il mix pronto, altrimenti potete aggiungere chiaramente tutte le spezie che vi piacciono di più. Mettiamo un po' di sale, poco, perché negli aromi sono già belli saporiti. Un po' di pepe, che non può mancare. E adesso iniziamo con la farcitura a base di prosciutto. Io vi consiglio proprio di fare la base di prosciutto prima di mettere gli spinaci, così gli spinaci rimarranno per bene all'interno. Adesso cominciamo a disporre gli spinaci così. Non coprite l'intera superficie di spinaci, altrimenti poi vi escono dal rotolo. Così, secondo me, sono anche sufficienti. Ne tengo indietro solo una piccola porzione. E adesso, cosa fare? Mettiamo un po' di formaggio grana grattugiato sopra, così abbondanti in modo che siano belli saporiti. Perché non sono andata ad insaporire prima gli spinaci con il grana, che in genere si fa, oppure con il burro, chiaramente. Un po' di olio, un po' di grana sopra. Ok. Adesso ci sono tutti gli ingredienti e andiamo ad arrotolare in modo piuttosto stretto, così, il nostro rotolino. In questo modo. Ok, e adesso andiamo ad intrappolarlo dentro la retina elastica. Adesso abbiamo preso un cilindro e abbiamo inserito anche la retina elastica. Prendiamo il rotolino, lo mettiamo dentro delicatamente, quindi lo facciamo scivolare in modo delicato, e poi prendiamo la retina, vi faccio vedere così, ok? La saldiamo da un'estremità, così, e poi facciamo scorrere il nostro rotolino. Tagliamo la retina ed è pronto. Abbiamo dunque tagliato la retina in eccesso, l'abbiamo per bene stretta, e adesso abbiamo messo sul fuoco una padella antiaderente e l'abbiamo scaldata moltissimo. E adesso possiamo anche rosolare il rotolo da tutte le parti.
senza aggiungere grassi, perché se voi utilizzate una pentola molto molto calda vedrete che vi si formerà una bella crosticina invitante anche senza l'utilizzo di grassi in eccesso. Vedete che bellino che è? Quindi la rosolatura è ottimale, l'abbiamo fatta da tutti i lati, anche all'estremità. Vi consiglio anche di scegliere una casseruola adatta alle dimensioni del vostro arrosto, quindi non prendetela troppo grande, altrimenti il liquido tende ad evaporare subito. Abbassiamo un altro pochino e adesso versiamo e sfumiamo anche con il vino bianco secco. Così. Poi ci mettiamo anche qualche fogliolina di salvia, se vi piace potete aggiungere anche dell'aglio, della cipolla, dello scalogno, quello che insomma vi piace di più. Una fogliolina di alloro e anche un pezzettino di rosmarino, così. Adesso proseguiamo la cottura per circa un'oretta e mezza. Ha già ripreso il bollore, quindi copriamo subito con il coperchio, abbassiamo la fiamma e cuociamo a fuoco molto dolce. Mi raccomando, ogni tanto andate a vedere la situazione in pentola e se il liquido evapora troppo aggiungetene dell'altro, quindi o acqua o vino o anche del brodo se vi piace, quello che vi piace di più. Insomma, il mio arrosto per domani sera si sta piano piano cucinando, invece per questa sera noi ci mangeremo questa delizia che è già pronta. Io chiaramente l'ho servita con il sughetto di cottura che ho precedentemente filtrato. Insomma, quando avete ospiti a cena e desiderate fare bella figura, i piatti come gli arrosti in generale ed il rotolo in questo caso ci aiutano moltissimo in cucina e velocizzano il lavoro perché li possiamo preparare con largo anticipo e servire al momento.